Antonio, finisce tutto. La vita è fatta di cose che capitano così all'improvviso. E puff, puff, finiscono anche le cose belle. Antonio, voi due siete sempre stati un punto di riferimento. Ci hanno fatto la guerra quando ci siamo messi insieme. E ci fanno la guerra ora che ci lasciano. E devo trovare una casa, Gri. Perché mo ci stanno pure i divorzi gay. Che ci volete rubare ancora, mercoledì di Champions? Sbrighiamoci, tra poco arriva un tizio a vedere la casa. Immagino ci sia la fila, Ah, ma tu sei il tizio della stanza. Capisco che devi far limonare da quel fagiano davanti a tutti, guarda. Oh, senti, pensa a tutte le volte in cui ho fatto il palo nei cessi dei locali mentre voi ve le cavate pure i pomelli delle porte. No, è così, la verità, amore mio. Non ci siamo già visti. Può darsi. A te ti serve un apprendista, a lui serve un lavoro, io cerco qualcuno che mi paghi l'affitto. E poi Antonio è bravissimo in cucina. Ma che ne sai? Quando uno ci prova con te mi sento a disagio, non ci sono abituato. Fio mio, c'hai 30 anni, non 70, anche basta con il lutto. Togliti quel palo dal culo. Tu sai che ne faccio 10 a notte. Ne faccio 11, resto. Regola numero 1. Non si parla mai degli ex. Quindi andiamo da te. Mai presentare i tuoi amici a quelli delle 18. Una volta e basta. Io cerco una storia seria. Sei tu. Sei tu chi? Sei tu in francese, vuol dire italiana. Next! Thomas? Antonio. Permesso? Te rodo il culo da quando sto con Thomas. Con cazzi tuoi. Perfetto. Vorrà dire che rimarremo soltanto tromba amici. Fin da piccoli ci dicono che per essere felici bisogna essere in due. Poi cresci e ti fa le tue di regole. Prima di cercare l'amore, devi trovare te stesso.